Spero che tutte queste scritte, lettere, cose di questo genere siano state fatte da persone fuori di testa, che il loro fuori di testa se lo tengono per sé e non amplino tutto quello che è successo nella mia famiglia, per cui magari che non mi succeda qualcosa. Ho Hai paura? paura di lasciare sola mia figlia perché io sono rimasta sola a 15 anni, per cui ho paura che lei possa rimanere da sola, questo sì. Hai paura che possa succederti qualcosa, che possano farti del male? Guarda, quello che sto vedendo in televisione in questi giorni e quello che ci è successo, fa capire chiaramente a tutti che veramente può succedere a tutti di tutto in qualsiasi momento. Per cui ci penso. Cerco di non farmi prendere esageratamente dall'agitazione e cerco di fare i passi giusti, come portare tutte le prove che ho agli inquirenti, per cui spero che facciano le loro ricerche anche su queste persone, che mi continuino a dire assassina, assassina. Cioè, questa cosa non la capisco. Non la capisco da cosa trapela che io posso essere un'assassina. Perché questa cosa è focalizzata solo su di me? Questo non riesco a capirlo. Spero che tutto si fermi all'improvviso, si risolva tutto. Veramente spero che non succeda nient'altro. Manuela, si dice che a casa sia il posto più sicuro al mondo, tu ti senti sicura? Neanche a casa? Per tanti motivi, non sto qui a elencarli. Uno su tutti, mia suocera è stata uccisa sotto casa nostra. Se non era lei, quella sera potevo parcheggiare la macchina io, poteva parcheggiare la macchina qualcun altro. Mia figlia poteva andare giù a prendere un barattolo di qualche cosa perché le 10 non è un orario folle. No, per cui non mi sento sicura.